non, cioè anche per l'incolumità non soltanto mia e di Carletto, che chi se ne frega di Carletto, ma no, di tutti i clienti ed amici, francamente io andare a lavorare con l'ansia non ne ho voglia, insomma è impossibile, cioè stai male, cioè cambi abitudine di vita, non si può, insomma questo. E cosa è stato fatto fino ad oggi e cosa si pensa di fare per il futuro? Ma io non è che, adesso non è che voglio buttare addosso responsabilità, ovviamente sono situazioni che sia l'amministrazione lo sa, perché sono stati fatti degli esposti anche non solo da me, il problema non è solo mio, il problema è mio e dei ragazzi del ristorante vicino, sono di molti condomini che francamente non ce la fanno più, hanno segnalato questa situazione sia con esposti fatti al protocollo del comune, quindi i vigili urbani, noi ci recheremo, siamo già andati parecchie volte dai carabinieri che sanno, conoscono bene la situazione. Ci recheremo dai carabinieri, mi pare, o domani o dopodomani per presentare uno scritto piuttosto corposo e vediamo che cosa succede. Insomma, è una perdita non soltanto per noi, ma per la comunità. Questa qua è una storia brutta, non possiamo fare vincere una situazione negativa così, insomma.